Peter Gowry. Robert Gowry. Aspetta, tu andi insieme. Scenerino. Listen my guitar, baby, my hand play the boogie. Dottore Verdi, un commento su questo risultato elettorale? Il commento è semplice, sei la disfatta della maggioranza, che è stata annientata da un'opposizione senza partito e contrastata dal sindaco e dai vari componenti della maggioranza stessa. A questo punto io penso che, al di là delle sconfitte della maggioranza, l'opposizione, che è diventata molto forte, deve preparare a breve scadenza il progetto alternativo al modo di governare della maggioranza, che è stato dannoso e non produttivo nei confronti del popolo di Cristina. Quindi io penso che la maggioranza, prendendo un po' la dignità a due mani, non dico domani, ma prima di Pasqua dovrebbe dare le dimissioni. Senti, scusa, ha fatto 10 video in un mese, mo è una dichiarazione, ce la vuole fare? Niente. Niente, niente, niente. Vigeremo. Cristiani, un commento su questo risultato elettorale? Meglio del previsto. Meglio del previsto, lei se l'aspettava? Diciamo sì e no. Aspettavo 724. E quanti ne ha presi? 723. E chi è il traditore? Qualcuno mi ha tradito. Credo che il popolo di Cristiano sia stato chiaro nell'espressione di voto. La maggioranza esce sconfitta, ma forse di più, forse demolita da questo voto, che perché esiste una maggioranza. È abbastanza chiaro. Credo che la maggioranza debba fare un'analisi attenta del voto e debba trarre le dovute conseguenze da questo voto. Auguro, chiaramente non lo sappiamo ancora, ma auguro al dottore Moretti di andare alla provincia come consigliere provinciale, perché ha avuto una buona formazione a Cicignano e chiaramente è quello che ha vinto le elezioni. È stato il primo in termini di consenso. E quindi gli auguro di andare al consiglio provinciale. Ovviamente c'è l'affermazione assolutamente positiva del consigliere Cristiani come l'outsider di Andrea Aquilante, che ha una splendida affermazione. Certamente la somma dei voti è chiaramente schiacciante rispetto alla maggioranza. È un dato. Il popolo di Cricignano, ripeto, l'elettorato di Cricignano si è espresso chiaramente. Dobbiamo solo cercare di mettere in atto anche quello che diceva il dottore Verde, e cioè mettere in campo un progetto alternativo, un progetto nuovo per portare Cricignano a livelli che si meritano. Grazie. Un augurio ai candidati che hanno brillantemente superato questo che noi possiamo definire uno scoglio e il prossimo futuro politico di Cricignano.